André Villas-Boas ha avuto da ridire sulla prestazione dell'arbitro a seguito di 3 gol annullati nello 0-0 tra Tottenham e Lazio. Il tecnico portoghese però sa bene che saranno altri problemi che nei prossimi giorni affliggeranno Michel Platini. L'UEFA infatti ha preso nota degli insulti razzisti presumibilmente indirizzati verso Jermaine Defoe e Aaron Lennon provenienti dal settore ospite occupato dai tifosi laziali. Well, I certainly didn't hear anything. Non li ho sentiti. Ovviamente spetta alle autorità competenti continuare le indagini. Personalmente non me ne sono reso conto perché ero concentrato sulla gara. Nemmeno i giocatori mi hanno detto nulla. Sappiamo che la UEFA è molto attiva su questo fronte. L'obiettivo comune è quello di sradicare il razzismo dal calcio, ma a livello personale ribadisco di non poter puntare il dito contro nessuno stasera perché non ho sentito niente, davvero. Nell'occhio del ciclone ci è finito anche il centrocampista del Chelsea, John Obi Mikel. Dopo il grave errore che è costato ai Blues la vittoria finale contro la Juventus, il nigeriano si è scusato pubblicamente, ma invano. Subito dopo il 2-2 il suo profilo Twitter è stato bersagliato da insulti. Mikel ha così deciso di chiuderlo escludendosi dal social network. Il Chelsea con un comunicato ha informato di aver messo al corrente la polizia dell'accaduto, bollando l'episodio come disgustoso e deplorevole.